Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Big Marto qui per voi, come state? Tutto bene, siamo appena arrivati a Bologna perché oggi è il giorno delle registrazioni per la mia prima gara di quest'anno, qualifica per il campionato nazionale UNBF categoria Classic Physique. Il viaggio non è stato più di tanto stressante, sono abbastanza stanco perché vengo da 2 giorni a zero carbo, oggi sono ancora a zero carbo e ora vi faccio vedere quello che mangio, il terzo passo della giornata, così poi mi rimane solamente un ultimo passo. Sono le 17 e questo è l'orario preciso per questo pasto. Oggi ho l'acqua contata a 3 litri, in questo pasto avrò a disposizione mezzo litro d'acqua che andrò a insaporire con 5 grammi di Essential Amino Acids. Prima gli integratori, poi vi faccio vedere cosa mangio. Poi abbiamo 400 mg di citrato di potassio, 200 g di pollo con 1,5 g di sale. Faccio questo pasto e poi entriamo a fare queste registrazioni. E ci sono una cifra di cicale. Ok raga, registrazione fatta, inizio a sentire un pochino di stanchezza, di la verità. Allora, numero di domani, 32, Bobone Vieri, davvero bomber, mi ha dato anche la magliettina, mi hanno misurato e da quello che ho capito domani saremo in 2 categorie differenti, perché come ben sapete i partecipanti vengono suddivisi in base all'altezza. Mi riposo un'oretta, poi ore 19.30 c'è la riunione atleti presso il teatro, vado ad ascoltare, a sentire, a vedere un attimino come si svolgerà la gara, perché in questa federazione non ci sono mai stato, mi hanno fatto qualche problema per la telecamera perché come al solito bla 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 bla. Il mio obiettivo è quello di far conoscere questi ambienti a più persone possibili e purtroppo siamo fermi a mentalità vecchie, perché c'è il fotografo che ha l'esclusiva, capite? È ovvio che lui non può seguire solo ed esclusivamente me per un canale. Vabbè, quindi molto probabilmente domani vedrete le riprese fatte col cellulare. Mi dispiace tantissimo perché sapete quanto io tenga la qualità, però il contenuto va portato. Va portato assolutamente a casa. E come ogni preparazione arriva il momento migliore, ovvero quello dove si mangia. Qui abbiamo gallette di riso, burro d'arachidi, marmellata, potassio citrato e sale. Qui la Rex che sta mangiando il suo farro con tonno, anche lei in prepa. Ci facciamo 15 grammi di aminoacidi essenziali. Chiaramente mi sono portato il mio bilancino. Mezza di questa. E ora farò una cosa che probabilmente in tanti di voi non sarete pronti, ma io purtroppo da piccolino avevo un problema col sale. Ma prendiamo mezza bustina, la pressione raga, la pressione che sale. Ora ci ficchiamo dentro pure del carboidrato, dello zucchero, del grasso per la durezza, il volume. Ero veramente piatto. Ora appoggio la camera e mi godo questo pasto. Oh yeah, that moment is amazing. Oh. E quando ti vedo il mio cuore fa tu 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 ta 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 ta. Mamma mia, botta. Adesso raga, dopo aver mangiato, prima di coricarci, faccio un 20 minuti di pompaggio leggero per far entrare tutto in circa. Poi faccio 2 foto per vedere un attimo la condizione, mi sento un pochino più pieno. Vedremo domani mattina. Ora facciamo un pochino di movimento proprio per mandare tutti i nutrienti che abbiamo inserito nei giusti distretti. Faccio un po' di pumping con gli elastici.
15 reps. Una roba leggera per far circolare il sangue. Vediamo la condizione. Eccoci qua raga, 8:30, alle 9 dobbiamo essere lì al teatro per fare il colore. Questa è la condizione, devo dire che è leggermente migliorata rispetto a ieri sera, che era un pochino piatto, probabilmente dato da stress, stanchezza, sdoccato, tutte queste balle qua. Le gambe sono discretamente in forma. Sopra pure. Per fortuna stanotte ho dormito bene. Pelle discretamente attaccata, chiaramente siamo ancora un pochino sporchi, però questi sono problemi che ci porteremo per il campionato nazionale. Questa è la situazione, vedo un bel V-shape, qua sotto la pelle si è attaccata, ci coloriamo, tra un'oretta e mezza, due ore prima del palco inizio a mangiare qualcosina e vi spiego poi tutto nel dettaglio. Apri le gambe, tendi sulle braccia. Colore fatto, vedete, mi sono un bel po' scurito. Adesso, due ore prima di salire sul palco, quindi tra un'oretta inizierò a fare un po' di pump. 2 grammi di sale, 800 mg di potassio, 250 ml d'acqua, 40 g di burro d'arachidi e 6 gallette. Molto leggero, classico, non voglio sporcare perché la condizione non è al top, di conseguenza non avrebbe nemmeno senso perché tratterei eccessivamente liquidi. L'angolino, Madonna, ma tirati su! E via! Eccoci qua ragazzi, sono qui sotto. Oggi voglio commentare con voi la gara. Ecco che entro sul palco, secondo me ci sta la prima volta che la commentiamo insieme. Siamo appena entrati, posizione, adesso un primo round per valutare le simmetrie. Chiaramente manca il tiraggio, si vede fin da subito, gli altri ragazzi erano molto più tirati, i due agli estremi sono quelli diciamo più pronti e me la battagliavo diciamo con quello che attualmente è alla mia sinistra. Posing è chiaramente da migliorare, devo tirarmi, c'ho ancora quei chili che mancano di tiraggio, ho ancora diciamo penso 5-6 kg da togliere, mentre gli altri bene o male sono più o meno al loro massimo, cioè hanno un buon tiraggio, non so più o meno quanto possano togliere ancora, quindi questa cosa qui diciamo mi dà un pochino la carica per continuare e portare una condizione migliore. Sull'addome sono decisamente appannato, così come sulle gambe, un po' scarico, un po' gutino, non tonico, non duro e stavo veramente soffrendo anche sulla schiena, che è il mio punto forte, non l'ho esaltata, anche le gambe il più delle volte mosce in una posizione sbagliata durante il posing. Ho sofferto particolarmente questa gara. Vedete, fronte, effettivamente non ci siamo, la pancia morbida, vedete, mi sto faticando, tutto sudato. Questi sempre round di simmetria, durato veramente molto molto molto. Beh, devo dire che comunque le gambe ci sono, devono tirarsi, cioè un bel prosciutto, anche i polpacci belli grossi sono da tirare, anche da qui si vede. Poi questo è il round di muscolazione, qui diciamo che penso di recuperare un pochino dopo di bicipiti frontali. Poi qui abbiamo fatto, ok, side chest. Qui bene, cioè la gamba è più spessa rispetto a quella degli altri, manca un pochino di tiraggio ovviamente e magari un po' di posizione per esaltare l'upper body. E sempre lì a pompare il femorale col ginocchio.
quadricipite, sì, la gamba è forte, manca il tiraggio sopra, anche magari migliorare la posizione per esaltare maggiormente il tutto. Quando si è tirati magari si è leggermente più piccolini, però vedete poi sul palco fa la differenza, si è molto più rocciosi e poi anche la ricarica può avere un ruolo fondamentale. Qua back, mancano i dettagli, però i volumi ci sono. Qua stavo mezzo per collassare, lasciate stare anche a... E Roccotto, vacuum, gamba ok, ci siamo, c'è qualche taglio, ma vedete per esempio quella del ragazzo numero 15 come è molto più dettagliata, quello è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Classic pose. Bene, ma non benissimo. Da migliorare, così sicuramente è una cosa che dovrò sistemare per cercare di esaltare maggiormente le mie forme sul palco. Purtroppo non sono riuscito a farlo più di tanto, soprattutto come professionista. Questi zero carbo mi hanno... Non ero così come sarei voluto essere. Un po' appannato. Vabbè, che comunque... Abbiamo fatto le cose prima del dovuto, non di fretta ma prima del dovuto. È da sistemare un pochino sicuramente il posing, che poi con una condizione migliore, con un miglior tiraggio sicuramente sarà tutt'altra cosa. Gli altri vedete flexano, tirano e i muscoli escono, invece io facevo un sacco di fatica e mi vedevo piatto. Ora routine. Questa routine mi hanno tenuto veramente tanto, mettevano la musica loro e gli altri hanno tenuto tipo 30 secondi perché poi si formavano. Io sono andato fino alla fine e veramente stavo cotto. La routine mi piace, magari da sistemare un pochino le transizioni, qua comunque da fare le pose quelle obbligatorie. E poi di qualità c'era, la gamba, cioè il polpaccio bene, il femorale deve essere più tirato, deve essere tutto più tirato, devo abbassare questa massa grassa, so che è difficile però è da fare. Anche qui vedete quest'ultima posa non ero per niente carico. Poi continuavo a fare sempre le stesse cose perché non sapevo cosa fare, che pensavo fosse 30 secondi, invece è durata veramente tantissimo. Dura ancora. Molto più di 30 secondi. Io infatti riproponevo sempre le stesse cose perché avevo visto che comunque erano un pochino più brevi. Stavo tipo dando tutto me stesso, ma stavo cotto, raga, stavo veramente cotto. Tiravo troppo. Il segreto del posing è fare meno fatica possibile ed esaltare le forme senza contrarre eccessivamente. Premiazioni. 32 Martorelli. Eccolo qua, quarto, non qualificato. Vince il ragazzo col numero. Siamo alla Lidl perché mi sono appena mangiato un panino e una banana. Perché come avete visto dai video, scusate se la qualità non era eccelsa, stavo morendo. Avete visto anche che sono arrivato quarto, quindi non mi sono qualificato, dovrò fare un'altra gara. Ci tenevo a fare queste considerazioni subito a caldo, così so bene cosa dirvi. Non ero in condizione, come vi ho già detto negli scorsi video, ci avrei provato, ma sapevo che non ci sarei riuscito ad arrivare nel giusto modo, compatto, duro, come sono per esempio arrivati gli altri atleti, e perciò sono arrivato quarto. Ho trovato diverse difficoltà durante il posing a mantenerle, ero veramente molto stanco, probabilmente ho sofferto i diversi giorni a zero carbo con una sola ricarica il giorno passato, non lo so, mi sentivo abbastanza spossato e queste sono comunque tutte cose che andremo a rivedere con la nutrizionista in modo tale da cercare di trovare il giusto equilibrio. E di certo delle ricariche sporche, eccessive, dove si mangiava troppo, sarebbero state inutili perché comunque c'è uno strato di grasso tra il muscolo e la pelle. Devo migliorare ancora il posing, devo investire anche sotto questo aspetto. Purtroppo non sono riuscito a dedicarci del tempo. Settimana prossima un'altra gara in MDFI. Proviamo a migliorare la condizione e a strappare una qualifica quantomeno in quella federazione. Cioè, poi comunque c'ho ancora tempo anche lì eventualmente per farne un'altra. Però per quanto mi riguarda sarei voluto partire
partire senza la preoccupazione della qualifica, in modo tale da stare un pochino più rilassato. Questo mi imporrà di stare un pochino più strict, un pochino più severo su quelle che sarà l'alimentazione in viaggio. L'ho già fatto, sarà un po' complesso, ma anche se il posto dove andremo non è così rinomato per cibo sporco e grasso, quindi mi va anche discretamente bene. Poi saremo tanto tempo in giro, di conseguenza mi muoverò, e ho già preso tutti gli hotel chiaramente con super palestre, proprio per tenere sotto controllo la preparazione, per riuscire anche lì ad allenarmi. Raga, detto questo, chiaramente sono un pochino amareggiato, mi dispiace, perché ogni volta che competo mi piacerebbe fare sempre il meglio possibile. Complimenti agli altri ragazzi che comunque hanno provato una condizione migliore. Noi oggi andiamo al mare, ci rilassiamo, domani ci abbiamo una festa di un amico, farò il bravo, perché settimana prossima saremo a Firenze. Come al solito, raga, seguitemi su Instagram, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Stay grossi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao guys.